Buonasera, questa volta sempre con Paolo Cochi, con il quale ci ha accompagnato in molti video ultimamente. Questa volta non ci occuperemo del caso del mostro di Firenze, ma di un altro delitto, forse altrettanto famoso e forse anche di più, il delitto di Via Poma, avvenuto nell'agosto del 1990. Un delitto che è molto meno complesso apparentemente di quelli del mostro di Firenze, perché ha una sola vittima, anche teoricamente un numero più limitato, più ristretto di sospetti e tante altre cose che potrebbero far pensare che è qualcosa di più semplice da risolvere, anche se in realtà, come vedremo, non è così, perché è un delitto che somiglia un po' a quelli che si trovano in certi romanzi dell'epoca classica del giallo di Agatha Christie o Dickinson Carr, in cui ci sono tutta una serie di elementi da mettere insieme, dei tasselli da far combaciare, per i quali veramente sembrerebbe esserci bisogno di un grande investigatore molto intelligente come Hercule Poirot. Niente, noi ci daremo uno schema di questo tipo, noi ripercorreremo i fatti, a cominciare proprio dall'inizio, dalla giornata del 7 agosto 1990, e li descriveremo in maniera puntuale, documentata come al solito, praticamente come se ci trovassimo per la prima volta di fronte ad essi. Per cui, bando alle ciance, sigla! Qua con Paolo Cochi. Allora Paolo, innanzitutto mostriamo questo libro che io mi sono letto, in realtà me lo sono proprio divorato, che è stato scritto da te insieme a Paolo Loria e Francesco Bruno. Vuoi spiegare chi sono questi due tuoi coautori? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Francesco Bruno, credo non abbia bisogno di presentazioni, famosissimo criminologo. Paolo Loria era uno degli avvocati di Raniero Busco. E il libro è suddiviso in tre parti, quella cronologico-narrativa e quindi documentale, che è fatta da me, che è quella più lunga, proprio per la mole di documenti anche che viene mostrata. Ovviamente, come nel caso del mostro di Firenze, essendo anch'esso un caso molto complicato, c'è stato bisogno della consultazione e della duplicazione degli atti. Poi c'è la parte giuridica, ossia quella che ha affrontato l'avvocato con il processo a Raniero Busco nel Processo a Busco, 2010, certo. che poi si è concluso con prima una condanna, poi un'assoluzione e una conferma di assoluzione. E poi c'è l'analisi criminologica del professor Bruno. Questa è la linea guida. Un libro che deriva da un documentario, Oltre la Cassazione, come l'omonimo libro, e che è stato fatto prima del libro da me. Ed è una serie di testimonianze di gente che ha preso parte, di personaggi che hanno preso parte alla storia, quindi sono delle testimonianze molto, molto importanti.
Di solito si fa prima il libro e poi il film, qui è stato fatto prima il documentario e poi il libro. Beh, no, niente di male, anzi... Ho scelto questa formula anche su altri, per esempio su Pasolini, ho già fatto un documentario sul diritto Pasolini e a breve uscirà un libro, Mostro di Firenze, idem. Credo che anche su Pasolini, che è un altro delitto molto, molto importante... Non avremo modo di parlarne, credo, perché anche quello lo conosco abbastanza bene e quindi voglio proprio, non è che lo conosco, nel senso che è un delitto che mi interroga e quindi mi piacerebbe approfondirlo, lo faremo poi. Quindi testimonianze, raccogliere testimonianze, cioè atti tratti dalle indagini, giusto? Questa tua, la prima parte di questo libro, atti e documenti tratti dalle indagini e raccoglie la voce, le testimonianze sia di inquirenti che di testimoni o persone che erano... No, quello è il documentario, quello è il documentario. Il libro è una ricostruzione cronologica dei fatti, tratta appunto dagli atti di indagine e processuali, e cronologica, e c'è anche un certo... aspetto di esamina di ogni episodio, mentre il documentario è più documentario, insomma, per sì, anche capire. Il libro è un po' un documentario tutto sommato. Allora, come ci siamo riproposti, noi vorremmo incominciare dal rimettere indietro l'orologio del tempo e tornare alla mattina del 7 agosto 1990 a Roma, sì, in casa di Simonetta Cesaroni, che poi purtroppo sarà la vittima di questo delitto e questa sarà anche l'ultima giornata della sua vita. Cosa succede nella mattinata in casa di Simonetta Cesaroni, che è una ragazza di famiglia modesta, ma comunque non molto molto dignitosa. Il padre fa, credo che facesse il conduttore di tram, mi sembra, il padre, qualcosa del genere. La madre invece era classicamente una casalinga, lei è una sorella, una ragazza come tante ce n'erano, aveva 20 anni, giusto? 20 anni o 21? È del 69, mia coetanea, io sono del 67. Eravamo anche dello stesso quartiere, quindi è un delitto che mi ha colpito sin dall'inizio, ecco, e l'ho seguito, perché, per cui tu ti sei parecchio interessato di questo. Allora, questa ragazza cosa fa in quell'agosto, in quella mattina di agosto in cui la città è all'inizio delle ferie e si sta ruotando, c'è molto caldo, cosa fa questa ragazza in questa abitazione della periferia, giusto, romana? Di che quartiere? Sì, della periferia romana. C'è da dire, da premettere, che agosto del 1990 era un po' come, ma neanche come Ferragosto di adesso, in una grande città non sì. C'era praticamente nessuno, era quasi tutto intero, e quindi era una città vuota, quasi completamente vuota, con i negozi quasi tutti chiusi. E la sera prima era piovuto, e la mattina lei al lavoro, perché lavorava la mattina alla Reli, che era uno studio commercialista gestito da ragionier Bizzocchi e Volponi, ragionier Volponi, sulla Casilina, che è poco lontano dalla zona di Cinecittà dove lei abitava, e poi torna a casa a pranzo. E partiamo dal pranzo, dove lei consuma un pasto piuttosto modesto, un po' di riso, e adesso probabilmente non aveva molto appetito. Non aveva molto appetito, e prima di consumare il pasto sta parecchio tempo al telefono, riferisce la madre. E ne torna da questa telefonata, non si sa mai. Nessuno saprà mai con chi, torna da questa telefonata un po' scocciata, un po' così, almeno è quello che riferisce la mamma.
E dopodiché, e qui siamo all'una e mezza, qui avviene il pasto più o meno, poi vi spiego perché sottolineo il discorso del pasto, e verso le 3, 3, 5, 3, 10 così esce con la sorella che la accompagna alla fermata della metropolitana. Lei porta con sé una vanno in automobile. No, in automobile. In automobile, era una 126, se ricordo bene, che era anche da portare dal meccanico perché aveva dei problemi di carburazione. Quindi la sorella Paola l'accompagna alla metropolitana, e qui siamo in un ordine di temporale di 10 minuti, ma neanche, di macchina. Io queste, essendo di Roma e conoscendo bene appunto i percorsi e le strade, ti posso dare delle indicazioni che magari chi ci ascolta che di altre città non può capire, insomma, e hanno un loro significato. Quindi 10 minuti per arrivare alla metro, più o meno. Lei scorda anche tempo per salire, no? Giusto? Scorda la cartellina in macchina, la sorella la richiama e lei riprende questa cartellina. Questa cartellina che non si saprà mai cosa c'era dentro. Non la portava di solito, era la prima volta che portava una cartellina, non sa neanche questo. Questo non è proprio un dato che possiamo dare per certo. Prende la metro, siamo dalla fermata Sub Augusta alla fermata Lepanto, quindi nell'ordine della trentina di minuti, e quindi era già in ritardo col suo orario solito, che era quello delle tre. Perché a che ora doveva prendere servizio lei? Più o meno, da quello, dalle notizie che siamo riusciti a capire, insomma, dalle varie testimonianze, era alle 3.30, 15.30, 16, ecco, più o meno. E poi ci sono altri 10 minuti, un quarto d'ora a piedi da fare dalla metro di Lepanto a via Poma. E non si sa, nessuno la vede entrare nel portone, nessuno la vede entrare, perché era comunque già una giornata di quel tipo che descrivo prima. Poi la portineria era chiusa perché apriva verso le 4, 4 e mezza, come dopo accadrà, e qui ci fermiamo un attimino per delle considerazioni. Io volevo fare subito una domanda: com'era vestita questa ragazza? Dunque, era, io l'ho sottolineato nel libro, era vestita in un modo garbato, cioè ben vestita, perché aveva una giacchina della Postal Market dell'epoca e dei Fuseau, delle scarpe da ginnastica, e cosa abbastanza inusuale, perché comunque lei portava indosso tutti i gioielli di casa, praticamente i suoi gioielli, quindi un valore di 800.000 lire di allora. Sì, non poco per l'epoca. Insomma. Non da me è stato stimato negli atti. Quindi uscire il 7 agosto per un ultimo giorno, siamo lì, di lavoro, credo sia proprio l'ultimo, per andare a lavorare in un ufficio dove non c'è nessuno, a me lascia pensare, ma non solo a me, anche altri, che avesse un appuntamento. Quindi cartellina galante, vestita galante, no, un professionale, più un appuntamento di tipo professionale, perché non era un carino provocante, era un carino morigerato. Quindi doveva incontrare presumibilmente una persona con cui teneva a fare bella figura, no? Presentarsi bene. Da un punto di vista di immagine, sì, assolutamente, assolutamente. A me dà questa idea, poi per carità, ognuno ha la propria, però è un'idea abbastanza condivisa per chi conosce la storia, no? E quindi non in jeans, un jeans e una maglietta, come si dice in gergo, certo. Come era più d'uopo, perché eravamo al 7 agosto, cerchiamo di ricontestualizzarci nell'epoca dei fatti. Ultimo giorno di lavoro.
lavoro quasi ultimato, se non ultimato, quindi lei già c'è questo dato da cristallizzare, secondo me. Ok. Lei non è la solita vestirsi così bene, questo si sa, nelle altre circostanze in cui era andata in via Poma, non si sa. No, diciamo che il suo tutor, adesso si chiama così, ma all'epoca si chiamava colui che dava supporto appunto al lavoro della Simonetta Cesaroni, che lavorava lì da un paio di mesi, che era il signor Manicotti, giusto? Era seguita perché era da poco che lavorava lì e doveva fare questo inserimento. Era un lavoro temporaneo, due volte a settimana, due pomeriggi, quindi anche occasionale, perché non si sa se da settembre dovesse poi tornare a prestare servizio o meno, ma nessuno chiede. Per esempio, la Simonetta aveva le chiavi dell'ufficio, di questo ufficio dell'AIAG. Nessun magistrato, nessun inquirente chiede a chi doveva riconsegnare le chiavi questa povera ragazza. Questo dai verbali io non l'ho trovato. E questo è già un dato strano, insomma, è un dato strano per che sottolinea un'indagine un pochino così, un po' alla Carlona, no? Sì. E non so, se hai domande, se no vado avanti. No, sto cercando di farti dire più dettagli possibili. No, prima ti ho fatto una domanda, ti ho chiesto se il fatto che era in gingheri, possiamo dire, più o meno, insomma, era non proprio in tiro, ma in gingheri. Non tantissimo, insomma, un abbigliamento moderato per i gioielli che va addosso, eccetera. Però la domanda che ti ho fatto è: ma le altre volte che era andata, cioè, giusto per poter fare un confronto e dare un pochettino. Non aveva questi gioielli d'oro, questi orecchini d'oro. Non li portava, quindi possiamo dire che possiamo confermare che era chissà perché una situazione. Almeno io dagli atti non ne ho trovata, non ho trovato questa notizia. Quindi possiamo dare per accertato che era una situazione, per come era vestita, sembrava proprio una situazione particolare, nonostante fosse però un giorno banale, nel senso che doveva andare in quel posto lì, era l'ultimo giorno di lavoro, e poi se ne sarebbe andata, eccetera, eccetera. Il ritardo, perché lei ritarda di almeno più di mezz'ora, no? Nel portarsi su questo. È casuale oppure c'è qualche cosa sotto che si può dire? No, credo sia casuale. Noi abbiamo stimato che lei arrivò verso le 4 e qualcosa, quindi un po' di ritardo, ma aveva un orario abbastanza flessibile. Sì, poi abbiamo, certo, mezz'ora più, mezz'ora meno, non spostava. Abbiamo curato un elemento importante. Questo poi lo troveremo, lo ritratteremo più avanti quando parleremo dell'esame autoptico, quando venne rilevato poi il contenuto gastrico presente e quindi parzialmente digerito, il che sta a significare, poi vedremo che cosa, che i negozi, quindi bar, l'unico bar aperto da la metro di Lepanto a Via Poma era il bar Mazzini, che è distante a 800 metri, 900 metri da Via Poma, il cui gestore non riferì mai di aver visto la Cesaroni. Quindi lei non ha mangiato, quasi sicuramente 99% di possibilità che non ha mangiato, perché la pizza, lei aveva una pizza, una schiscetta, come si dice a Milano, giusto? Aveva si era portato dietro qualcosa per portare una pizza che viene ritrovata intatta. Quindi questo è un elemento molto importante per poi il proseguio che andremo a vedere. Ed entra in questo palazzo tentacolare nella scala B. Due entrate, giusto?
Allora, l'entrata sarebbe una, però è divisa in due portoni. Però è accessibile il palazzo, che è un palazzo tentacolare, un palazzo Sì, che tutti ormai un conoscono. classico complesso residenziale Esatto. romano. Che ha altre possibilità di accesso. Una di queste mi diceva l'avvocato Valle, che poi vedremo chi è, era proprio dai garage, oppure c'era un'altra entrata attraverso un altro portoncino dall'altra parte, o volendo si poteva anche scavalcare. Quindi non c'è un punto unico d'entrata. E questo è un dato di fatto di cui tener conto, ovviamente, perché Certo, non perché è un bisogna delitto della poi. camera chiusa, per dire, no? Quindi Sì, no, bisogna poi vederli i posti, starci, fare i sopralluoghi per poter capire, no? Non solo leggere le carte. Io ho la fortuna di abitare a Roma e quindi. non si può escludere che l'assassino provenisse dall'esterno, si sia intrufolato, non si può escludere a priori, giusto? Beh, che provenisse dall'esterno sicuramente, No, dico insomma. dall'esterno, non fosse, perché poi come vedremo uno dei problemi è territoriale o no, era uno che gravitava nel complesso residenziale o uno che viene dal di Sì, perché fuori? il cancello, ci sono due cancelli in ferro, sì, però insomma una persona, a meno che non è un delitto premeditato, allora magari Certamente. c'è la possibilità di scavalcare, eccetera, però i cancelli erano chiusi, ecco, insomma, via. Dovevi Ecco, certo, poi c'erano pure i portieri dall'altro, ne avere le parleremo. chiavi. Allora, questa ragazza arriva, a che ora arriva, abbiamo detto, Bah, presumibilmente. non lo sappiamo perché non lo vede nessuno, però abbiamo stimato, è stato stimato un tempo di un'ora più o meno da quando esce da casa, quindi siamo sull'ordine del 16-16:15. 16:15. Ha le chiavi, apre. Stiamo facendo cercando di ricostruire i fatti. Apre e poi che cosa si sa di lei dopo che è entrata più o meno a quell'orario lì? Si suppone sia entrata. Cosa si sa di lei? Cosa possiamo sapere che abbia fatto dalle 14? Sicuramente ha fatto alcuni inserimenti al computer, cosa per Datati. cui. Datati sicuramente, giusto, che hanno la marcatura temporale. Sì. Attraverso i tabulati, alcuni inserimenti al computer e poi abbiamo delle testimonianze. Poi abbiamo delle testimonianze di una sua chiamata e io ti dico subito che. Come varie altre persone, ho molti dubbi sulla paternità della Cesaroni su queste chiamate. Perché Spieghiamo lei bene, lei chiama fa una chiamata a chi? Una alla signora Berrettini, che non si collega. erano mai viste, non si erano mai viste, attenzione, non si erano mai incontrate fisicamente, perché la signora Berrettini lavorava di mattina. Lei chiede. Stranamente, perché comunque la Berrettini non si occupava di computer né si occupava di quel tipo di contabilità, tant'è che lei viene presa apposta a lavorare lì proprio per sostituire un precedente interno Impiegato. impiegato che era il ragionier Sensi che 2 mesi prima si era dimesso, comunque ha rimesso questo tipo di incarico. E chiama la signora Berrettini non ricordando un codice che in realtà dai tabulati risulta che lei avesse già inserito in passato. Cioè, E nel c'è da momento in cui c'è dire. la telefonata, risulta averlo già inserito, è così? No. Fermiamoci un attimo. Mi devi lasciare finire il concetto, sennò perdo il filo. Sì, ok. Questo codice che. C'è da dire una cosa, che lei era seguita da questo signor Menicocci, ragionier Menicocci, da quando entra a lavorare lì, quindi aprile fino a giugno, scusa, fino a poco prima, poi Menicocci va in ferie e la settimana precedente c'era andata con la
Bizocchi era il suo, uno dei suoi due datori di lavoro alla Reli, che avevano appaltato questa tipologia di lavoro. E detto ciò, sappiamo che lei ha inserito, chiede di questi codici, chiede notizie alla Berrettini di questo codice, e la Berrettini ovviamente non lo sa e deve chiamare a sua volta un'altra persona. Ora, ci sono due elementi strani. Uno, che chiami proprio la Berrettini, che non ne capiva di computer. Questo me l'ha confermato anche lei, ma si sa anche dai verbali. Avendo il telefono del Menicocci, che era il suo tutor. Quindi la moglie di Menicocci dichiara di non aver mai ricevuto una telefonata da Simonetta Cesaroni in quella giornata lì, in quel pomeriggio, perché Menicocci era, non era in casa, però comunque c'era la moglie e non riceve chiamate. Quindi perché non chiama il suo tutor, o al limite il direttore, o al limite il presidente? Caracciolo aveva tutti i numeri di telefono disponibili. Chiama solamente la signora Berrettini, che a sua volta chiama la dottoressa Baldi, che non lavorava a Via Poma, ma lavorava a Via Cavour, quindi alla sede centrale dell'AIAG, per farsi dire questo numero di codice. Però io ripeto e continuo a insistere che nei tabulati questo codice Simonetta l'aveva già inserito in passato, quindi siamo sicuri che era lei al telefono, siamo sicuri che queste telefonate siano andate proprio in quest'ordine sequenziale, tant'è che e qui voglio il tuo intervento, perché voglio, raccontaci tu, se no parlo solo io, il discorso dello scambio di telefonate, no? Dello scambio dei vari telefonate. Sì, no, mi è rimasto impresso, perché è una delle cose più interessanti che racconti nel tuo libro. Cioè, c'è questa telefonata a questa signora Berrettini, che è una, non una collega, cioè un'impiegata, perché non era assunta ovviamente Simonetta presso la Ministeri della Gioventù, però vabbè, di fatto è una sua collega, la chiama e gli chiede lumi su questo codice, questa non ne sa niente e allora deve informarsi presso qualcun altro. E questo e quest'altro è quest'altra impiegata di cui tu hai parlato, e gli telefona, non ricordo bene, gli telefona a casa oppure in ufficio? A casa della dottoressa Baldi, che era la moglie di Salvatore Sibilia, che era un ex ispettore. Era moglie di un impiegato che lavorava lì, ma di qualcosa di più, di un ispettore, giusto, degli ostelli, il quale era stato precedentemente direttore di quell'ufficio, ma poi aveva fatto carriera. No, non direttore, aveva lavorato a Via Poma fino al gennaio del 90. Poi era stato però promosso, perché da impiegato, o quel che era, diventato... Diciamo che cambia sede di lavoro e va a lavorare, fare questa nuova mansione, e quindi è il marito, ora defunto, è il marito della signora Baldi, della dottoressa Baldi, che lavorava in via Cavour. Quindi telefona a questa dottoressa Baldi, in realtà la cosa è un pochettino più complessa, se ricordo bene, cioè lei fa questa telefonata alla casa, ma non gli risponde direttamente la Baldi, gli risponde il figlio dei due, giusto? Il quale poi, siccome non era nei pressi la signora Baldi, chiama il padre, sì, giusto? Il signor Sibilia. Sì. Poi alla fine si riescono a mettere in contatto la Berrettini direttamente con la Baldi. Questo sì, è importante evidenziare, Rino, evidenziare l'orario di queste telefonate. Mi sembra che siamo intorno alle 17:15, giusto?
po' più Questa là, sì. telefonata si dice che sia avvenuta, cioè, adesso il minuto non lo possiamo sapere, però intorno alle 17:15, dal 17:15 alle 17:30 avviene tutto questo balletto di telefonate, risposte, eccetera, eccetera. La Baldi fornisce la risposta, giusto? Sì, una Una soluzione tecnica. soluzione, non entriamo nel dettaglio, così che si salutano, la Berrettini la ringrazia e cosa fa? La Berrettini chiama Simonetta presso la sede dell'AIEG, giusto? Esattamente. E siamo sempre intorno a un Almeno orario tra le a suo dire, perché qui siamo. assolutamente, no, siamo intorno a una, cioè, ci sono solamente testimonianze perché ricordiamo a quell'epoca i tabulati telefonici non esistevano, quindi No. la prova documentale che una telefonata era stata fatta non si poteva dare. Okay? E sarà un elemento importante poi questo perché ovviamente tapperà un po' le ali a tutta l'indagine. Adesso noi pensiamo che queste cose si risolvano facilmente, abbiamo i cellulari, le celle telefoniche. Ma allora i cellulari non c'erano e anche i telefoni fissi non avevano una tabulazione automatica da recuperare che elencava le chiamate fatte. Allora, ritelefona la signora Baldi a Simonetta e poi chiacchierano un po' a questo punto, cioè lei gli spiega no? Parlano Gli spiega tutto, la delle ringrazia vacanze, e come poi cosa. fanno una piccola chiacchierata. Sì, tipo, beh, ok, c'è caldo, cosa fai? Dove vai in ferie? Quindi allora, fanno una piccola chiacchierata amichevole, come avviene in questo tipo di telefonate, e la signora Baldi dice che Simonetta le sembrava di buon umore. Lo dice, sì, più o meno, o quantomeno non aveva riscontrato niente di strano nel suo atteggiamento. Esatto. E poi alle 17:30 tutto finisce. E si rientra di Diciamo. nuovo nel buio, perché da lì in poi non si sa quello che realmente succede in quell'ufficio di Via Poma, che era, diciamo, un appartamento piuttosto grande, insomma, abbastanza di un certo, anche di una certa importanza, insomma, non, anche tutto l'edificio era un edificio di classe, quindi L'edificio di grazia, l'ufficio era un po' mal ridotto, insomma, un po'. ma ridotto, però insomma aveva una certa ampiezza, l'ufficio era Era arredato composto normalmente. di numerose stanze. Tra l'altro, al processo, Numerose stanze, certo. e anche durante le indagini, ricordiamo che fecero una piantina. Sì, Questa piantina la questo. fecero sbagliata perché Simonetta lavorava nella Lavoro stanza malamente. come entravi sulla sinistra, mentre ci hanno fatto un processo intero credendo che Simonetta lavorasse nella stanza proprio di fronte, quindi la stanza Sì. numero 3, invece lavorava nella stanza numero 4, e questo l'ho fatto subito presente nel libro. Certo, questo la dice lunga dell'accuratezza con cui hanno Sì, indagato. ma non solo, vedremo anche altri motivi. Poi c'era la stanza della signora Sibilia, che era Certo. la sorella di Salvatore Sibilia. La sorella del signore del marito della signora Baldi, giusto? Che risponde al Esatto. telefono alla Berrettini. Poi c'è un'altra stanza con Sì. la Faustini, un'impiegata si chiama Faustini, e poi c'è la stanza del direttore, Del direttore. dove viene ritrovata di Carboni, Poi viene dove è la ritrovata, ma stanza non numero anticipiamo, no? uno. Diciamo che entriamo in un cono d'ombra, nel senso dopo questa telefonata, perché Diamo un attimo il quadro a chi ci ascolta della certo. situazione. Ecco. Poi se puoi proporre la piantina sopra le immagini sarebbe ottimale. La stanza numero uno era del direttore Carboni, dove viene ritrovata cadavere la Simonetta Cesaroni. Nella stanza 2, io le numero perché sono numerate nella piantina, abbiamo la Faustini. Nella stanza 3 la Sibilia, nella 4 c'era la No, signora Berrettini. facciamola vedere la piantina, mettiamo a Beh, video così poi ci almeno, ok? pensate voi. Nella 4 la Berrettini e di pomeriggio c'era il computer
cioè, la sala dove c'era il computer, e ci andava appunto la Simonetta. Poi c'era la stanza del presidente, che era di fronte alla stanza 1, quello di Caracciolo di Sarno, che ancora non abbiamo nominato. Caracciolo di Sarno era il presidente dell'associazione. Ma come mai l'ufficio lì? Non doveva averlo nella sede centrale, mi chiedo. Come mai? Non lo so, però so che l'immobile era in affitto a Carboni. Carboni è il direttore, e infatti viene restituito dopo pochissimi giorni, stranamente, viene restituito al direttore, e il presidente appunto dà ordine di ridipingere quindi le pareti, fare l'impianto di illuminazione, restaurare l'impianto di illuminazione, però stranamente non sostituisce la serratura, nessuno sostituisce la serratura. Quindi tu capisci bene, questo è un elemento che io ho fortemente sottolineato, che in un ufficio dove viene uccisa una ragazza in quel modo lì, che poi andremo a vedere come, ma ormai lo sanno tutti, e pur continuando ad esserci impiegate ed impiegati, eppur essendo avvenuto un delitto così, così cruento, non viene sostituita la serratura. Ricordiamo che l'assassino si portò via il mazzo di chiavi di Simonetta. Questo è uno degli elementi di estrema stranezza che a me lasciano molto riflettere su questa situazione. Hai ragione. Dicevo, adesso entriamo in un cono d'ombra. Praticamente di Simonetta si perdono le tracce, nessuno la sente più. Noi la collochiamo, ovviamente, vedremo voi perché, dentro quell'appartamento grande e vuoto, e arriviamo, seguendo proprio la cronologia dei fatti, arriviamo al pomeriggio, al tardo pomeriggio, quando i parenti incominciano a preoccuparsi perché lei non rientra da Via Poma, sì. Giusto? Io darei anche altre informazioni, che nel frattempo c'era... questo stabile aveva due portieri, sì, certo. Uno era il noto Pietrino Vanacore, il primo accusato, sì. E che dopo il primo arrestato, il primo accusato, e un altro era Grimaldi, che erano lì, insomma, erano lì nell'altro, facevano compagnia, no, in questo pomeriggio, lui e la famiglia, specialmente la famiglia del Vanacore. Proprio quel giorno lì venne da Torino il figlio di Vanacore con la moglie e il figlioletto piccolo. E quindi sono lì durante il pomeriggio nel cortile, dove c'è una vasca, un'ampia vasca, questo tanto per contestualizzare. Il Vanacore fa alcuni movimenti, vengono ricostruiti i movimenti del Vanacore. Cosa fa? Vanno al bar con l'altro portiere, poi lui va da un ferramenta a comprare determinate cose, poi dice di essere andato a annaffiare delle piante, poi quei vasi lì risultarono non annaffiati ma secchi, e questo era tanto per contestualizzare, sì, il fatto. Poi c'era anche un altro inquilino al quinto piano, che viene visto uscire verso le 4 e dirigersi verso i tassi, e qui abbiamo testimonianza del portiere Grimaldi. Quindi, tanto per contestualizzare, certo, la cosa, certo. E pochissima, niente, niente di strano, no? Di preoccupante, no, giusto? No, né grida, né urli, né niente, anche se poi la stanza dove fu uccisa era molto esposta, sia alla strada che al cortile, no? Quindi eventuali grida e urli sarebbero stati sicuramente sentiti dai portieri, o comunque dai familiari dei portieri. Ci torneremo. Quindi, no, ci torneremo. Arriva a che orario? Verso che orario cominciano ad allarmarsi? Credo il padre che si allarmi, no? Soprattutto perché si aspettava che la ragazza gli telefonasse
per sapere se gli aveva finalmente riparato l'automobile, perché la sera lo doveva usare, doveva andare a fare un giro. Il padre si reca anche all'autofficina, all'autofficina lì vicino casa, ma non riceve, non vede arrivare la figlia, quindi solitamente siamo verso le 19:30. Si preoccupano molto, no? Sembrerebbe strano perché che si preoccupano così, però eravamo, prima di tutto eravamo in altri tempi, una ragazza sola che non ritorna, i genitori si preoccupano, e poi soprattutto Simonetta, correggimi che sbaglio, era una persona che era molto precisa, che quando ritardava avvisava sempre, proprio perché sapeva che la madre era apprensiva e tutte queste cose. Ecco perché incominciano ad agitarsi, no? Esattamente, la madre cerca, perché vedono, esatto, che non arriva, il tempo passa, che coinvolge parecchie persone. Sì, coinvolge soprattutto la figlia, l'altra figlia Paola, la madre chiede appunto a lei. Il fidanzato di allora, che si chiamava, adesso non mi viene il nome, il suo fidanzato. Sì, dillo te, che dillo te. Cominciano, la prima cosa che fanno, percorrono la strada che lei avrebbe dovuto fare, no? Per tornare, per vedere se magari la incontrano, ma niente, nessuna traccia di lei. La madre si agita sempre di più e allora a questo punto il tempo passa, pensano di fare una cosa abbastanza logica, no? Di chiedere informazioni ai suoi datori di lavoro. Precisamente quindi parliamo di Volponi, parliamo di Volponi, che l'altro, Paola, l'altro Bizocchi non era a Roma in quella giornata. Non era a Roma perché era partito per Reggio Calabria, un campeggio, e viene confermato poi da... E quindi chiamano il datore di lavoro che era a casa, perché l'ufficio era chiuso a quell'ora, no? E lo trovano a casa, lo trovano subito, sembra che facciano dei tentativi a vuoto, prima, no? Nel telefonarli, o mi sbaglio? Sì, risultava occupato, poi andarono proprio lì a casa. Andarono direttamente, che abitava molto vicino, no, alla residenza di Simonetta Volponi. E qui che succede? Questi due ragazzi gli chiedono se può aiutarli a ricercare questa, soprattutto dicendogli, portandoli nel luogo dove sapevano che lei era andata a lavorare. E qui succede una cosa veramente strana. Ma allora, non voglio sintetizzare troppo, ma in sostanza, dopo una reazione di sorpresa di Volponi, di apparente sorpresa, lui afferma che non sapeva in realtà dove andasse a lavorare la Simonetta. E questo appare e molto apparirà strano, alquanto improbabile più che strano, perché poi avremo delle testimonianze decisive dove invece risulta chiaramente che lui sapeva dove era via Po, ma c'era anche andato. Non sapeva, quindi, non solo la via, e ci poteva pure stare, la via precisa ci poteva pure stare, anche se la zona, ma non sapeva neanche presso quale ufficio di preciso, mi sembra di capire, è molto vago. Secondo quanto riferisce lui, però ripeto, quanto invece riferiscono altre persone, poi ci fu anche un confronto con la moglie del portiere, la De Luca, che invece affermò che il Volponi c'era già stato, e c'è anche il figlio Mario. Ah, ecco, che una partecipa cosa poi alle ricerche. che disse anche che lui aveva detto che c'era stato, insomma. Comunque, vabbè, questo poi lo vedremo più avanti. Quindi abbiamo questo datore di lavoro di un piccolo ufficio di commercialista che ha un'unica segretaria, che fa un unico lavoro extra ufficio, giusto perché non aveva, che non sa dove questa si trovi. Non sa neanche di preciso. Tentano di raggiungere Bizocchi telefonicamente, ma non gli riesce. Vanno addirittura all'ufficio della Reli, quindi per cercare Certo. eventualmente un, perché non si ricordavano, non si diceva di non ricordarsi almeno la via, Sì.
E poi attraverso uno strano meccanismo di ricordi viene fuori questo Via Poma, si ricordava, si ricorda che poi che erano gli ostelli, perché inizialmente sembrava che non fosse nemmeno chiaro se fossero gli ostelli della gioventù, tant'è vero che tu scrivi nel libro che qualcuno si stupisce perché dice: ma come, erano gli ostelli, bastava che li cercavamo nell'elenco telefonico dove c'era la sede, gli ostelli quante sedi avranno a Milano, bastava, e ci ricordavamo immediatamente dove erano, facevamo sovrapponevamo questo dato a quello delle fermate della metropolitana, eccetera eccetera, e capivamo dove si trovava qualcuno, no? Si stupisce. Certo. Com'è, come non è, a che ora si muovono per andare alla fine, dopo tutto questo tergiversare, dopo un bel po', perché qui siamo, innanzitutto lo contestualizziamo, erano presenti la sorella, il fidanzato, quello che poi ritroverà la Simonetta morta, cadavere, il Volponi e il figlio di Volponi, quindi si offre anche il figlio di Volponi per andare a questa famigerata Via Poma. Quindi si mettono in macchina e il guidatore sembra abbastanza deciso, insomma, sulla strada da fare, quindi vanno in maniera abbastanza spedita, ecco. Questi sono i racconti poi fatti dalle persone, ovviamente non io. Guidava Volponi o il figlio l'automobile, non si sa chi guidasse, per capire. Tu l'hai letto da poco, se sapete. Pare che fosse lo stesso Volponi a guidare, comunque. Comunque, vanno abbastanza speditamente, trovano il cancello chiuso. Il cancello chiuso, siamo nell'ordine delle 23:23 qualcosa. Quindi è passato un sacco di tempo dal primo allarme, giusto? Tantissimo tempo. Sì. Tant'è che il portone era chiuso, non c'era quasi nessuno, provano a citofonare sia agli ostelli sia al portiere, niente, non risponde nessuno. A questo punto mi pare il figlio di Volponi. Scavalco. Quindi scavalcano, poi apre il cancello, entrano tutti gli altri e il Volponi padre si dirige speditamente all'interno della palazzina B, e più precisamente alla finestra che era del seminterrato dove abita il portiere. Nel seminterrato dove stava il portiere, che non era gli altri, perché lui dice una cosa diversa, mi sembra, no? No, lui dice di essere andato, di essersi diretto lì. Il portiere non c'era. Vanacore era da un inquilino anziano al quinto piano, sempre della palazzina B, e ingegner Valle, che aveva un novantenne, che aveva bisogno comunque del portiere, certo, comunque di una persona che gli facesse assistenza notturna. Quindi lui non c'è, Vanacore non c'è, c'è la moglie, il figlio del Vanacore e la moglie del figlio di Vanacore col bambino. E insomma, all'inizio ci parla il Volponi e gli chiedono di poter accedere a questi uffici, no? degli ostelli della gioventù, giusto? Esattamente. E la signora Vanacore cosa fa? La signora Vanacore prende tempo, raccontalo tu, così io... sembra non essere troppo disponibile ad accogliere, trova delle scuse un po' più non posso, è una cosa irregolare, aspettiamo mio marito, ma non, cosa volete che sia, non ho visto nessuna ragazza, ma siete sicuri, ma è proprio il caso. Poi però alla fine tagliano la testa al toro e la convincono ad accompagnarli al piano, no? Dove stanno gli uffici. Esattamente. Questo? Esattamente. E ci arrivano due strade diverse. Guarda come ho detto bene. Due strade diverse. Alcuni prendono la due scelta. Salgono a piedi, e questi sono il Volponi
che non sbaglia piano però, mentre quelli con l'ascensore sbagliano piano, vedi che sono preparato, sbagliano piano, invece Volponi proprio va a colpo sicuro. E si ritrovano, e alla fine richiamano quelli che erano andati al piano di sopra e si ritrovano tutti lì nel pianerottolo davanti alla porta. Provano ad aprire la maniglia, ma la porta è chiusa. È chiusa, bella è chiusa con delle mandate. Con delle mandate, quindi mandate. Proprio non si può neanche provare per dire a sfondarla perché è proprio chiusa bene. Allora si ripropone il problema delle chiavi, no? No, lei la De Luca l'aveva prese le chiavi, era ma gli altri non lo sapevano. A un certo punto pare che si accorgano, correggimi se sbaglio, che quella le teneva dietro la schiena, aveva portate, le teneva dietro la schiena. Quello gliel'aveva detto: ma signora, tiri fuori quelle chiavi per favore, siamo qui. No, le aveva in tasca. L'episodio della schiena è quella dopo, successiva di quando viene il poliziotto. Comunque, vabbè, vengono fuori queste chiavi, ce l'aveva la portiera, giusto? Sì, sì. Aprono questa porta, entra Volponi, buio, c'era solo il rumore dei ventilatori, entra Volponi... Ma buio proprio denso, nei ricordi dei ragazzi, giusto? Sì, nei ricordi degli altri sì, nei ricordi di Volponi sembrerebbe di no, perché lui dice di vedere la luna sul corridoio, mentre le tapparelle erano completamente abbassate, guarda. Quasi completamente abbassate. Quindi, anche perché, di nuovo, esattamente come aveva fatto per quanto riguarda il percorso per arrivare alla porta, Volponi sembra avere un radar preciso, o quantomeno sembra sapere dove andare, cioè prende il corridoio, no, giusto? Non precisamente, no. All'inizio, no. In prima istanza lui entra, si dirige nella stanza di fronte, quella numero 3, abbiamo detto, dove lavora la signora Sibilia, dà un po' un giro così, guarda, non c'è niente, qui non c'è nessuno, e stava per uscire di nuovo, se non che proprio la portiera gli dice: beh, sarebbe il caso di guardare anche nelle altre stanze, e qui poi Volponi si dirige a destra e quindi verso la stanza dove c'era la Simonetta Cesaroni, e qui abbiamo un po' una sorpresa, perché lui era aperta o lo aprono? Apre questa porta, non ricordo se era aperta o se era chiusa, comunque entra e pur essendo buio, pur non accendendo le tapparelle abbassate, questo è certo, sì, mette le mani alla testa e dice: bastardo. E dice anche al fidanzato al figlio e al fidanzato di portare via tenete Paola, lontano la ragazza, perché sì. Si trova di fronte, quindi, a uno spettacolo per lei sconvolgente. Quindi, non sapendo, essendo luce spenta, non sapendo ancora, non potendo vedere, infatti questa è la domanda che gli fanno al processo: ma lei, scusi, al buio come ha potuto vedere un cadavere in terra? Dice: no, c'è la luce della luna che illumina, cioè le tapparelle erano abbassate, ci sono le foto. Quindi. Tanto che, se non vado errato, forse addirittura il figlio, forse il fidanzato, dicono che inizialmente anche loro, quando hanno oltrepassato la soglia, devono un attimo allungare lo sguardo per riuscire a cogliere qualcosa di... perché vedono una massa scura che poi saranno i capelli, ma vedono solo quella, giusto? Poteva essere qualsiasi cosa, insomma, voglio dire, no? Quindi, non lo so, forse sarà stato un gesto istintivo suo. Una terribile premonizione, ci poteva stare. Fatto sta che i fatti così vengono narrati e così vengono raccontati dai testimoni nei verbali, e io così li ho riportati. Quindi loro accendono la luce e vedono... No, poi entra il fidanzato di Paola, entra, chiude la porta... accende la luce, nota di prima ancora, non so se prima dove ha visto il cadavere, comunque nota una copiosa macchia, fresca macchia di sangue sulla porta. E vede il cadavere. Il corpo della ragazza.
straziato della Simonetta, con quasi completamente nudo, con un corpetto depositato sopra. E a questo punto... soffermiamoci su questo, che è un dettaglio molto importante. Il corpo di Simonetta è nudo, nel senso che indossa solo la biancheria intima, giusto? Solo le slip e la parte superiore del reggiseno. No, giusto? Slip non indossava. No? No, usa il indossava il corpetto, il reggiseno e il corpetto. E i calzini. Ah, non indossava perché era sua abitudine non indossarli, oppure perché non è mai stato ritrovato poi? Un dettaglio. No, gli altri indumenti non sono mai stati ritrovati. Quindi c'è stata un'operazione di staging, sicuramente. Staging, certo, sarebbe di manomissione della scena. E purtroppo tutti si accorgono che ha fatto una fine orribile, nel senso che è stata colpita da un punteruolo, un pugnale, qualcosa, più e più volte in molte parti del corpo. Se ne accorgono subito. Molto probabilmente da un tagliacarte. Da un tagliacarte. Vediamo un po' più una descrizione del momento, perché poi è fondamentale. Magari facciamo ci sono le immagini, tu hai immagini? Sì, ci sono immagini. Facciamo vedere? Sì, no, ovviamente non del corpo, ci mancherebbe altro, però dell'ambiente, delle macchie ritrovate e quant'altro. Ok. E qui ci accorgiamo di una sommaria ripulitura intorno al cadavere, quindi sangue della vittima sulla porta, che poi vedremo più tardi che era un sangue commisto con quello molto probabilmente dell'assassino, perché probabilmente si è ferito, e che ha ripulito determinate zone vicino i cadaveri. Presumibilmente con il resto degli altri. La ragazza fu colpita al viso, tramortita e finita poi in terra. Perché diciamo questo? Perché ci sono dei schizzi di sangue nei mobili e nelle sedie circostanti. E questo sta a significare che era ancora in vita quando era in terra. Certo. La persona era molto forte, perché notiamo due ematomi nella parte delle anche, le due anche della Cesaroni, e questo significa che l'ha stretta con le gambe. Queste sono tutte cose che io riporto dal verbale autoptico, ovviamente non sono mie ipotesi. Possiamo far vedere anche una pagina del verbale, eventualmente, se è possibile? Sì, certo. Okay. Di descrizione e quindi abbiamo una scena estremamente cruenta, che evitiamo ovviamente, però coltellate al viso, coltellate all'addome, coltellate alle parti genitali, e questo poi andremo a vedere poi più avanti l'aspetto poi criminologico, sì, e le varie ipotesi che sono state fatte, eccetera eccetera. Io parlerei di un dettaglio su cui noi abbiamo approfondito, e che però mi pare interessante sottolineare. Queste pugnalate sono state inferte quando Simonetta non aveva indosso i vestiti. Questo è il medico legale a dirlo, perché non vengono rilevati filamenti di vestiti nelle ferite. Quindi molto probabilmente c'è stata una svestizione quando la ragazza era tramortita, ancora in vita, da parte dell'autore. Certo. Ecco, questo è un dettaglio che aiuta a chiarire la dinamica. Quindi quando ha ricevuto il colpo al viso, probabilmente non c'è chi dice, vestiti. Oppure è anche possibile che sia stata colpita, poi svestita e poi pugnalata, anche se queste cose poi parleremo magari successivamente, perché rientrano nelle interpretazioni anche sulla personalità e dell'aggressore, eccetera. Comunque, questa è la situazione. I quattro scopritori a questo punto
no? Siamo rimasti lì, no? Accendono la luce, si vedono di questo, entra, la sorella entra, vede purtroppo, giusto, riesce a entrare poi, vede, poi immaginiamoci scene drammatiche, no? La sorella che piange, si dispera, cercano di consolarla, comunque tutti qua, i cinque, perché c'è anche la portiera, decidono a questo punto di allontanarsi la portiera richiude la porta di nuovo e scendono giù, chiama il ragazzo della Paola, della sorella, aveva chiamato nel frattempo 113 da un telefono dell'ufficio, dalla stanza del direttore, dove era stato trovato del delitto. C'era un telefono lì e questo è un elemento da tenere a mente per la prossima puntata, perché poi vedremo che nei vari sopralluoghi, nei vari rilevamenti, viene trovata una macchia di sangue su un altro telefono, non in quella stanza lì, ma in una, neanche nella stanza contigua. Rieccomi. Allora, diciamo che questa prima ricostruzione possiamo ritenere di averla conclusa, no? Siamo arrivati al momento della... Dobbiamo chiudere con qualcosa d'effetto. Aspetta, stavo dicendo una certa cosa. Allora, viene ovviamente il... diciamo che il ragazzo della Paola, quindi chiama il 113 dalla stanza del delitto, quindi c'era un telefono lì. E è importante questo dato, è da tenere a mente per il prossimo racconto, perché vedremo poi in seguito che l'assassino, o comunque qualcuno che si è macchiato di sangue, va a telefonare, usa un telefono, non quel telefono della stanza del delitto, nemmeno quello della stanza attigua, bensì quello della stanza numero 3. E qui c'è da chiedersi il motivo, perché vengono ritrovate tracce ematiche riconducibili al sangue dell'aggressore e della vittima sul telefono. Mi sembra di ricordare che al processo si è fatta parecchia confusione, stranamente, che è stata chiarita solo non so se il processo di appello, poi vedremo, si è fatta molta confusione, perché si è sempre pensato che questo telefono con la striatura di sangue, no, fosse collocato nella stanza dove lavorava Simonetta. Si è sempre pensato che effettivamente sarebbe stato logico, no, in qualche modo che l'aggressore fosse tornato per telefonare, ammesso che sia stato lui, nella stanza da cui proveniva, più logico almeno. Ma invece non è così, perché nella stanza di Simonetta non ci sono telefoni. No, c'è un telefono alla stanza di Simonetta, ma non è stato utilizzato quello, è stato utilizzato quello della stanza numero 3. Ma non è stato utilizzato quello, certo. Al processo è stato sbagliato tutto in termini di stanze, quindi è stata attribuita la stanza numero 3 alla stanza di lavoro della Simonetta e dove c'era il computer. In realtà il computer era numero 4. Quindi non vennero prese impronte digitali, questa è una cosa sconcertante. Il medico legale non prese la temperatura rettale, e quindi poi andremo a vedere il discorso della datazione della morte, dell'orario della morte, e qui avremo parecchio da dire. Certo. Forse perché ha buttato là, perché c'era quel dettaglio della famosa telefonata delle 17, no? E 30, quindi questo permetteva di una collocazione già abbastanza precisa, giusto? È morta sicuramente tra le 5 e mezzo, o no? Forse per questo. Sì, probabilmente queste testimonianze hanno indotto poi il medico legale Carella Prada a dedurre un ampio
un ampio lasso temporale, quindi mi pare dalle 19 alle 17:30, sì, insomma, qualcosa del post telefonate. Io, cioè, ripeto sempre, presunte la telefonata diventava un dato di fatto tanatologico, ovviamente, perché se la viva è ovvio che quello e che poi viene ritrovato un tagliacarte perfettamente compatibile come arma del delitto, ripulito e depositato sempre nella stanza numero 3. Parliamo un attimo di questo tagliacarte, perché è giusto parlarne, perché compare, ricompare o scompare, ricompare proprio in quella giornata, no? Io questo lo lascerei al prossimo appuntamento. Ok, quindi e quindi siamo arrivati che purtroppo i brutti pensieri dei familiari si sono concretizzati, purtroppo, sfortunatamente, perché Simonetta non è rientrata perché era andata incontro alla morte in quell'ufficio da parte di un assassino veramente brutale, insomma, come ce ne sono pochi, che l'ha praticamente massacrata, in circostanze che però sono, come potete ben capire, come possiamo ben capire, sono abbastanza equivoche, no? Perché un problema è che perché poi fossero finiti in quella stanza, che era una stanza che doveva essere considerata tabù probabilmente da Elisabetta, perché, cioè, Simonetta, perché è la stanza del direttore, non penso che lei fosse abituata a entrarci, non lo so, una cosa che mi viene in mente. Non avrebbe avuto motivo. Lo dico anch'io, perché sono abituato a lavorare in uffici, quindi la stanza del direttore normalmente uno non entra con facilità, ovviamente, quindi a meno che qualcuno non la invita a entrare, però è veramente inusuale che uno entri nella stanza. Però queste sono tutte considerazioni di cui parleremo poi. Chiudendo questo primo appuntamento, ecco, questo è uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana, forse la maledetta giornata del 7 agosto. Hai detto tu all'inizio che altrettanto complicato è quello del mostro di Firenze. No, come il mostro di Firenze non ce n'è un caso così complicato, però diciamo che è estremamente complicato, controverso e estremamente ingarbugliato. La dinamica del delitto è veramente complicata, ma anche le indagini, anche i processi, anche però ha delle, insomma, è uno dei delitti che rimarrà secondo me insoluto e che avrà comunque, se ne parlerà sempre tanto, perché è uno dei casi più complicati. Parliamo di omicidi singoli, quindi non di omicidi seriali. E magari speranza che si risolvano, ce l'ho sempre, sono ingenuo, ma certo, no, quella ovviamente è quella di tutti. Nel prossimo video magari andremo a vedere altri contesti, perché adesso abbiamo parlato prettamente del contesto ufficio AIEG. Magari andremo a parlare di chi c'era al quinto piano, della situazione del portiere. Nel prossimo video ci occuperemo delle indagini, giusto? Delle indagini che furono svolte, che anche questa era tutta una storia molto tormentata, complicata. Sì, troncone, indagini fatte, primo troncone, secondo, le analisi genetiche, le prime analisi genetiche, poi vari momenti di stasi. Praticamente dall'immediato dopodelitto fino agli anni 2000. Per vent'anni, fino al 2010. No, poi c'è stato il processo, unico processo con un imputato rinviato a giudizio, che è quello, il processo al fidanzato di Simonetta, poi, a sorpresa. Nel 2012, certo. E dopo di lì c'è stato poi il buio. Ok, vabbè, allora
ci diamo appuntamento al prossimo, al video numero 2 di Via Poma, ok? Salutiamo tutti. Alla prossima. Alla prossima.